Ciao a tutti! Oggi prepareremo le zucchine ripiene alla ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchine, acqua, prosciutto cotto, ricotta fresca, uovo, parmigiano, sale, pepe, menta e pan grattato. Diamo il via alla ricetta. Iniziare la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma con all'interno le zucchine, chiudere con il coperchio e cuocere per 20 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Lasciamo intiepidire le zucchine e mettiamole da parte. Svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale, lo rimettiamo a posto. Abbiamo tagliato in due le zucchine, togliere la polpa. Tagliarla a pezzetti. E posizioniamo le zucchine su una teglia rivestita con carta da forno. Mettere nel boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte in una ciotola, senza lavare il boccale, mettere nel boccale la polpa delle zucchine, il prosciutto, e la menta. Le facciamo tritare per 7 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la ricotta, una parte del parmigiano, l'uovo, il sale e il pepe. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 3. Riempire le zucchine con il composto. Spolverizzare con il parmigiano rimasto e il pan grattato. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 15-20 minuti. Le zucchine sono cotte, impiattare e servire. Zucchine ripiene alla ricotta. Grazie e alla prossima ricetta!